Ehi, poltroni, smettetela di cantare! Non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta! Cosa hai detto, nonno? Volevo dire che sta bruciando la barbetta! Ma che dici, nonno? No, volevo dire la trombetta! No, la polpetta! Cioè, no, la pancetta! Vuoi dire forse la casetta? È mezz'ora che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi? Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo ma c'è un perché. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto Pinco Panco l'incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete. E questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Ehi, fannulloni, non sentite la campana? Cosa brucia questa volta? Non fate domande stupide. Oggi è il 27, cosa volete che bruci? La solita casetta di Marzino, no? Ma un giorno per dispetto Pinco Panco l'incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. E noi osso del Pordenone, cosa sì che il gaffato Martino? Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline, tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada. Ehi, fannulloni, sapete la notizia? Cosa c'è, nonno? È arrivato un telegramma di Martino. E cosa dice? Dice: stufo Pinco Panco e Canada, stop, costruirò casetta altra località. Non fece più la casa piccolina in Canada, con vasche e pescioline e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze non la videro mai più, perché la sua casetta se la fece al Polo Sud.